In una partita ricca di gol, la Vastese cade 4-2 a Matelica, penalizzata dalle incertezze difensive, specie sui calci d'angolo, dove sono arrivati 3 dei 4 gol segnati dalla squadra marchigiana, che così riparte di slancio e si lascia alle spalle la delusione dell'ultimo campionato. Nella Vastese out di Pietro, panchina per Stivaletta, e 4-3-3, come nell'attese, con De Meio in difesa, Napolano e Fiore ai fianchi di Leonetti. Nel Matelica dell'ex DS Micciola manca l'altro ex, Bittai, squalificato, out anche Bambozzi. 4-2-3-1 con Dorato centravanti, preferito a Fioretti, alle sue spalle Bugaro, Margarita e Angelilli. In apertura doppio brivido generato dal portiere di casa Avella, che prima liscia uno stop, poi è fortunato sul pressing di Leonetti. Poco dopo aumenta la pressione del Matelica fino al gol del vantaggio, che al 15° porta la firma di Angelilli, lesto a scaraventare in porta la torre di Cuccato sugli sviluppi di un corner. La risposta della Vastese è repentina 2 minuti dopo e passa per l'erroraccio di Cuccato, che liscia il pallone destinato a Leonetti. Al bomber della Vastese non pare vero di ritrovarsi il pallone lì, e con invidiabile prontezza incroci il tiro e non lascia scampo ad Avella. 1-1, risultato che però cambia ancora al 23°. Vastese ancora vulnerabile su un tiro d'angolo calciato da Bugaro, la palla prolungata finisce dalle parti di Cuccato, la cui zampata è letale per Morelli. 2-1, il difensore riscatta l'errore precedente. Primo tempo giocato a gran ritmo dalle due compagini, il Matelica va vicino al tris al 32°, quando Margarita serve la corrente Favo, è entrato 2 minuti prima per l'acciaccato Losicco, palla fil di palo. Quindi al 36° il buco di Ispas permette a Dorato di servire Margarita, che dà l'illusione ottica del gol, ma la Vastese c'è e lo fa vedere con lo stop e tiro fulmineo di Nicola Fiore, che spaventa Avella. Quindi al 43° il primo lampo di Napolano, ma Avella se la cava in qualche modo. Ripresa, la Vastese parte forte alla caccia del nuovo pareggio, ma ancora una volta un corner è fatale alla squadra di Palladini, sempre Bugaro dalla bandierina, la traversa salva Morelli, ma Benedetti insacca nei pressi della linea di porta. Inutili le proteste della Vastese, Palladini prova a cambiare qualcosa, Stivaletta prende il posto di D'Alessandro. Al 15° Napolano si esibisce nella sua specialità, Angelilli nei pressi della linea di porta dà una mano, o forse sarebbe meglio dire una testa, ad Avella. Col passare dei minuti la Vastese fa difficoltà a riaprire la gara, e allora Palladini rischia il tutto per tutto. Poco prima della mezz'ora dentro anche Sciba, e 4-3-1-2 con Fiore alle spalle di Leonetti e Sciba e Napolano mezzala. La mossa però non sortisce effetti, anzi la gara si fa molto più nervosa, ma soprattutto al 40° il Matelica cala il poker con un contropiede ispirato da Favo per la volata di Franchi, che si fa tutto il campo, sterza su Molinari e batte con il destro Morelli. 4-1 e gara quasi chiusa, perché un minuto dopo Leonetti con un gran destro si regala la sua doppietta e ribadisce le sue grandi qualità di bomber. E nel primo dei 7 minuti di recupero Leonetti troverebbe anche il tris, che potrebbe riaprire la partita, ma la rete è annullata per una precedente carica sul portiere di casa. Finisce così 4-2, partenza sprint per il Matelica, per la Vastese grandi potenzialità ma molte cose da registrare. Palladini, sicuramente grande qualità in avanti, ma 4 gol subiti, 3 da palla inattiva, e qualcosa c'è da registrare evidentemente. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo fatto 3 gol su calci piazzati e lì siamo stati un po' disattenti, abbiamo lasciato libero sempre l'avversario, al di là che loro poi strutturalmente sono una buona squadra, soprattutto su quei calci piazzati. Però dobbiamo migliorarci sicuramente sotto questo punto di vista. Poi, per quanto riguarda la partita, abbiamo provato anche a giocare, la partita è stata anche giocata abbastanza, loro con questi lanci lunghi, con i due attaccanti Margarita che hanno dato fisicità, ci hanno messo un po' in difficoltà su queste palle qui. E poi quando riapri una partita, poi prendi gol un'altra volta sul calcio piazzato, poi provi a riaprirla, prendi il terzo gol, diventa tutto più difficile. Quindi dobbiamo lavorare su queste situazioni e dobbiamo lavorare sul concetto ancora di squadra, perché tanti elementi nuovi, dobbiamo trovare la condizione ideale di tutti e trovare soprattutto l'assetto che ci porti a fare dei risultati. Matelica squadra forte, ma è deluso da questo approccio al campionato della squadra, si aspettava questo, a che punto è la Vastese? Ma la squadra, la Vastese deve lavorare, lo sappiamo, deluso no, perché non delusissimo, perché poi la squadra ha giocato, io non posso dire che non abbiamo provato a giocare a calcio, no? Che poi se noi non giochiamo a calcio, se la mettiamo sul piano fisico solamente, facciamo grossa fatica contro le squadre avversarie, perché per struttura fisica oggi il Matelica era più grande di noi, più forte di noi, quindi, però sicuramente dobbiamo lavorare tanto.
Mister Tiozzo, dopo la delusione dello scorso anno siete ripartiti davvero di slancio con una prova convincente. Ma l'altro anno rimane l'altro anno, ormai è meglio che il sottoscritto per primo, ma anche la società è ripartita e dobbiamo dimenticarlo, purtroppo fa parte del passato. Rimarrà quella cicatrice, ma rimarrà anche quanto di buono si è fatto. E rimarrà anche quanto di buono si è fatto oggi. Non è facile far 4 gare a Vastese, non è facile in una partita così intensa dal punto di vista del gioco, intensa dal punto di vista dell'agonismo, intensa così dal punto di vista delle emozioni, riuscire comunque a far 4 gare. E sembrava chiusa nel 4-1, invece loro l'hanno voluto tenere aperta fino al 97esimo, anzi 98esimo, perché c'era stato un minuto di recupero, 100 minuti di dura battaglia, e i miei hanno fatto una battaglia con i fiocchi. Il Cesena è la naturale candidata alla vittoria o siete pronti a dare battaglia voi, la Vastese, Avezzano? Adesso io penso che il Cesena, mi par di vedere che cioè ha un organico, una storia, un budget che è totalmente superiore agli altri. Guardavo la formazione adesso, sono andati a vincere ad Avezzano, cioè il Cesena deve essere la favorita. Poi il vostro mister ha messo il Materi che deve uccidere il campionato con il Cesena. Penso che non ci sia questa ambizione sulla carta, però poi l'ambizione è la forza della vita, e noi vogliamo essere ambiziosi di domenica in domenica, ripeto.